Ministro, premesso che avremo modo di confrontarci sulla questione della pressione fiscale del settore agricolo, della quale lei ha parlato e lo faremo quando ci confronteremo sulla legge di stabilità. Voi tagliate una tassa che avete messo e ne mettete tante altre, ma ci sarà modo poi di confrontarci su questo. Noi siamo estremamente convinti che voi non vi rendiate conto della situazione che stanno vivendo gli allevatori. Intanto che lei si stava occupando principalmente di Expo e del successo di Expo, continuavano a chiudere stalle ed aziende. E queste stalle d'aziende, Ministro, hanno perso in un anno e mezzo circa il 20% rispetto al mercato del latte. È sì vero che il prezzo del latte non lo fa il governo e non lo fanno le istituzioni, ma è altresì vero che il prezzo del latte non può essere totalmente influenzato da un operatore straniero che ne influenza le oscillazioni e le trattative. Lo fa addirittura attraverso anche della corrispondenza ai fornitori stessi, ai suoi fornitori stessi, decidendo unilateralmente qual è il prezzo che più gli conviene, a scapito poi delle nostre aziende. E sull'etichettatura, Ministro, è stata persa una grande occasione che è stata quella del semestre europeo. Ormai è circa un anno che andiamo avanti con questa storia ed è un anno che andiamo avanti a sentire da voi le stesse identiche cose. Il problema è che le stalle chiudono. Chiude a rischio un comparto importantissimo come quello lattiero-caseario. Io le ricordo alcuni numeri. La filiera fa un indotto di 28 miliardi di euro, 36.000 sono le aziende coinvolte e 180.000 gli occupati. Prima che sia troppo tardi, vi chiediamo di occuparvene.